Ciao a tutti ragazzi, ben trovati nel canale Ivi e Lascia Vivere nella playlist Salvare più soldi possibile. Nel mio tentativo di salvare più soldi possibile ogni tanto faccio qualche scemenza e per fortuna, trovo qualcuno su YouTube che mi fa notare la scemenza. Per dire, un esempio mi viene proprio subito, è Beatrice Mautino, perché praticamente lei fa divulgazione scientifica e la fa anche soprattutto sui cosmetici, no? E spiega tante cose. Io vi consiglio veramente di andare a vederla. E praticamente tra le tante cose che spiegava, che tanti cosmetici che vendono, li vendono soltanto per effetto marketing, molto di più che per l'effetto tecnologico che loro effettivamente hanno, è una delle dei prodotti che io mi ingegnavo di trovare a un prezzo, no? Poco costoso, che avevo trovato in un negozio, un bottiglione grande così, 3 sterline, convinta di aver fatto l'affare della mia vita, che era l'acqua micellare. Una persona come Beatrice Mautino ti spiega che l'acqua micellare è acqua e sapone. Quindi io, ragazzi, ho speso un sacco di soldi per comprare bottiglie di acqua e sapone, ok? Quindi nel nostro viaggio nel cercare di essere minimalisti e spendere il meno possibile le fregature, anche non volendo, per fortuna c'è gente come lei che ci spiega, no? Che ci aiuta a correggere il tiro. Cosa è successo? Dopo questa profonda delusione, mi sono sentita veramente in imbarazzo con me stessa. Ho cominciato a cercare, vabbè, su YouTube qualche indicazione su rimedi fai da te. Io sì, ho le salviettine, quelle che vi ho fatto vedere in un video, che le bagni con l'acqua e ti strucchi, ma quelle le devi lavare continuamente. Quando ho bisogno, le ho in lavatrice, utilizzo l'acqua micellare per struccarmi. Quindi cercavo un rimedio, no? Che alla fine sarà il classico acqua e sapone, ragazzi, la saponetta. Alla fine sarà la saponetta, io ve lo dico. Ok, però probabilmente proprio perché ho cercato questi rimedi fai da te, di make up o comunque per struccarmi, eccetera, YouTube allora tu sei interessata al make up. Allora mi ha consigliato, mi ha consigliato i video unboxing di calendari dell'avvento sul make up. Really? Allora, i calendari dell'avvento io neanche sapevo che esistevano. Io non lo so da quanto in Italia esista tradizione dei calendari dell'avvento. Io l'ho scoperto in Inghilterra, io la mia famiglia non li usava. Ok, io l'ho scoperto in Inghilterra. Poi, se andate a vedere su Wikipedia, è una tradizione di paesi di lingua tedesca, quella di creare praticamente un calendario dove c'è dentro la cioccolata per bambini, no? Diciamo celebrare l'arrivo del Natale per rendere emozionante, no? Tutti i giorni dai cioccolatino. E ora vi faccio vedere un esempio di calendario dell'avvento, che è questo. Allora, questo è un calendario dell'avvento per bambini Love Love Holocaust, ok? Non è mio, quindi non ve lo posso aprire, però vedete subito. Allora, vi spiego subito il problema, no, di questi calendari. Allora, in questo caso non è il costo, diciamo, perché questo costa 2 sterline. Dentro ci sarà un valore di cioccolata di 2 sterline, non lo so. Cioccolata, vedo proprio dei cioccolatini microscopici. Quindi noi abbiamo subito dei problemi con questo, perché noi vediamo uno scatolone enorme, grande. Uso quindi tanta carta, plastica dentro, alluminio per tenere i cioccolatini fermi. Quindi un sovrautilizzo di carta per dei cioccolatini che poi sono così. Perché pensate, la finestrina è di queste dimensioni qui. Dentro c'è il cioccolatino che è poi anche molto piatto. Notate anche il taglio. Quindi sì, diciamo che sicuramente non è un prodotto eco-friendly, ok? E niente, ogni giorno voi avete un numero, no? L'1. Questo io lo spiego, lo so che lo sa, parecchi lo sanno, però lo spiego per i miei genitori, perché io non so se non lo sanno, che noi in casa non lo usavamo. Comunque, allora, cioè, ogni giorno dal 1° dicembre voi aprite, no? Uno, sono in ordine sparso, due, tre, eccetera. Tutti i giorni mangiate un cioccolatino. Questo è il calendario dell'avvento. Siccome noi siamo nella meravigliosa era del consumismo e niente, cosa succede? Che hanno fatto praticamente lo stesso identico ragionamento su qualsiasi prodotto che mi viene in mente.
E praticamente l'hanno fatto anche sui cosmetici. E ho trovato video di ragazze che hanno fatto questi unboxing ed è su varie marche che producono. Addirittura Amazon stesso ha un calendario dell'avvento Amazon con i prodotti make-up. Dopo vi faccio vedere un bigliettino piccolino che ho fatto su Amazon guardando i calendari dell'avvento che vende Amazon, così per fare degli esempi. Ok, e che l'ha pagato 69 sterline, perché oltre 69 euro, scusate, e su Amazon UK è venduta 40, poi ve lo faccio vedere. Comunque, io pensavo che queste ragazze che hanno fatto i video con gli unboxing, siccome avevano tantissimi iscritti, generalmente le aziende mandano a YouTuber con tanti iscritti, no, i prodotti da provare gratuitamente in modo da avere pubblicità da questi, no? No, invece loro se li sono proprio comprati. C'è una che ha speso come 350 euro in un calendario dell'avvento di Dior, che io quello il video non l'ho guardato. E praticamente cosa c'è? Ci sono prodotti appunto cosmetici che possono essere di cura della pelle, labbra, rossetti, smalti, quant'altro. Il problema qual è? Il primo è che ci sono prodotti che magari non useremo mai, non compreremo mai, no? Quindi la filosofia del calendario dell'avvento sarebbe questa, no? Sono prodotti regalo, nel senso che tu paghi un calendario, che ne so, 60-80 euro, però il valore degli oggetti che c'è dentro è 240 euro. Poi che cosa succede? Tu apri e magari gli oggetti possono anche avere un valore di mercato di quelle cifre lì, ma bisogna vedere se sono buoni per te. Cioè, se io trovo una crema viso che magari può valere anche 50 sterline, 50 euro, però è troppo grassa per la mia pelle, mi dà noia, non mi idrata come. Cioè, risparmiare su cose che potrebbero essere inutili non è che mi sembra una cosa molto intelligente. Poi questi calendari utilizzano dei scatoloni giganteschi. Io veramente vi invito a vedere qualche unboxing di questi scatoloni giganteschi. Voi vi rendete subito conto del dispendio di carta che c'è per creare questa cosa, okay, che ha un mese di vita. Poi io penso e spero che ci siano gente che questi calendari se li riciclano per usarli per i bambini per l'anno successivo, però c'è anche sicuramente quelli che poi li buttano. Finito il tutto. E vabbè, voi avete dentro ogni finestrella come quello che abbiamo visto per il bambino, avete le finestrelle, il cassettino, quello che, o le scatoline, il caso di Amazon c'ha tutte scatoline, e il prodotto dentro è sfuso. Cioè, voi magari avete una scatola grossa così e dentro c'è un aggeggino così, perché molto spesso sono mini size product, sono campioncini. Ok, ragazzi, quindi voi avete sì 24 regali, ma anche sono spesso sono campioncini e basta. Ok, di prodotti che possono anche valere tanto. Poi, ritornando a Beatrice Mautino, se voi andate a vedere i suoi video, molto spesso lei vi spiega che dipende dalle creme, che può succedere che creme di un supermercato e creme di valori da 300 euro in realtà si equivalgano, perché magari hanno gli stessi ingredienti, addirittura creati negli stessi stabilimenti, ok? E che fondamentalmente la differenza tra una crema da 5 euro e una crema da 300 è il marketing, è la confezione, è lo studio, no, della presentazione del prodotto, e basta, non è il prodotto. Non mi sembra un affare per niente. In alcuni di questi unboxing la gente trovava delle scemenze. Addirittura in quello della Kiko 4 giorni la ragazza trovava buoni sconto, un calendario pagato 25 euro, 4 giorni c'era 4 differenti buoni sconto da 20, del 20%, era rimasta molto male, perché uno dice: se io spendo, non è che spendo per avere buoni sconto, spendo per avere un prodotto. Insomma, è stata una cosa allucinante, anche mi sono fatta così un giro veloce su Amazon e ho dato un'occhiata a questi calendari, così per vedere. E ho trovato delle cose raccapriccianti. Ora vi faccio, per non fare un video enormemente lungo, vi faccio vedere qualcosa. Allora, qui per esempio c'è quello di Amazon, che io ho visto un unboxing su YouTube. Non so perché la persona che faceva l'unboxing ha pagato 69 euro quando qua costa 40 sterline, quindi meno, perché sappiamo che la sterlina e l'euro ora non hanno una particolare differenza. Vediamo qui un
un calendario dell'avvento sulla tequila, quindi non è che mi sembra particolarmente natalizio, e praticamente non ci dice esattamente cosa c'è. Ci saranno 24 tipi di tequila, ok, 118 sterline, 118 sterline per 24 mini bottigline, 24 sciottini di tequila, e quindi molto meglio comprarsi la bottiglia di tequila a 10 sterline, sinceramente. Cioè, anche qui ovviamente ci sarà il discorso della scatola, scatola che è bellina, cioè voi pagate tanto le scatole in queste cose qua. Uno dal prezzo conveniente sembrerebbe questo della DAV, perché 10 sterline e 90, però ha 12 prodotti e non 24. Questo è un calendario per l'avvento da uomo, e quindi ci saranno prodotti per uomo. Cos'è queste cose qui? Allora, shampoo. Vi faccio vedere qui, c'è la schermata dove ci fa vedere. Shampoo, un rasoio, una saponetta, un pettinino, che poi se state con gente calva il pettino ovviamente non va bene. Una lozione, no, il bagnoschiuma. Questo io non so cosa sia, questo non so. Il tagliaunghie, una, non so, saponetta, pietra pomice per i piedi e altre ancora saponette. Non so a un uomo quanto effettivamente possa interessare una cosa del genere. Questa è una mystery box in piena regola, perché noi per apparentemente 78 sterline non si sa cosa compriamo effettivamente. Questo è un altro beauty advent calendar, 19 sterline 95, e con colori insopportabili, molti dei quali, perché questo, per esempio, questo rosso è effettivamente natalizio, però bisogna essere coprente, se non è coprente. Cioè, voi prendete queste cose, non sapete neanche se fanno bene al caso vostro, non avete opportunità di provarle, voi vi trovate queste cose così, vabbè. Questo è un calendario, anche questo 20 sterline, e praticamente è un calendario di saponette. Cioè, voi qui trovate mini saponette. Allora, questo io l'ho visto in un unboxing video su YouTube, il calendario della Max. E niente, Max, come si chiama, queste cose manco le so. E anche questo c'era praticamente, non è che potete scegliere colori, qualcosa, niente. Trovate quello che trovate, e praticamente 189 stelline 95, e è bella la scatola, quello sì, era, ha fatto della scatola uno scatolone bello grosso, eccetera eccetera, però molto ingombrante, cioè dove la metti dopo? Un calendario per l'avvento per bambini, questo qui della Lego, praticamente 16 sterline 99, e praticamente dentro ci sono dei 24, quindi piccoli personaggi in tema Natale, ok? Che quindi il bambino non è che può montare da qua. Io mi sono fermata qua perché ci sarebbe stato da andare avanti all'infinito. Ho visto calendari dell'avvento del tè fino ai super alcolici, di tutto, tutto tranne qualcosa che mi ricordasse lo spirito natalizio e l'avvento. Io non ho visto l'avvento da nessuna parte, forse quello della Lego per bambini almeno aveva il Babbo Natale, il resto niente. Io ragazzi non ho niente contro chi compra questo tipo di cose, l'unica riflessione che mi viene in mente è: siete sicuri che sono cose che vi servono? Non è meglio comprare un pacco della Lego classico per bambini, magari lo pagate meno e il bambino ci gioca effettivamente? Siete sicuri che non è meglio comprarsi dei cosmetici sfusi? Ma come diamine vi pare a voi, invece di comprare lo stellone galattico con quello che pare a loro? Non lo so, ditemi che ne pensate nei commenti, e al prossimo video del canale Ivi e Lascia Vivere. Ciao!